Sono tante le discriminazioni subite dalle donne nei luoghi di lavoro, dai demansionamenti ai minori stipendi, dal mobbing a violenze vere e proprie. Per tutelare e dare qualche strumento in più, da oggi la consigliera di parità della provincia di Macerata, l'Ordine degli Avvocati e il suo Comitato per le Pari Opportunità hanno sottoscritto un protocollo che andrà a stilare una lista di legali a disposizione dell'ufficio provinciale per affidare incarichi professionali per la tutela delle donne. Questo per noi è un momento veramente importante, soprattutto per me, perché mi dà la possibilità, appunto, in quanto pubblico ufficiale, di potermi costituire in tutti i procedimenti civili e penali che vedono, insomma, vittime donne, ma può essere anche uomini, in tema di discriminazione, sia sui luoghi di lavoro, discriminazioni di ogni tipo, insomma. La consigliera di parità, dopo pochi mesi dal suo insediamento, ha già avuto a che fare con i primi casi di violenza e discriminazione rientrati e risolti subito grazie ad un'attenta rete territoriale. Sperimentata purtroppo più volte anche da me, ho visto che, insomma, le donne che si sono rivolte a noi hanno avuto delle risposte positive e abbiamo, insomma, risolto i problemi. E quindi questo mi porta a dire che questa rete nella provincia di Macerata c'è e funziona. Soddisfazione per il protocollo sottoscritto anche per gli avvocati. Un primo passo e noi come Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ci mettiamo a disposizione di questo ufficio delle esigenze. Con riguardo ad argomenti su cui noi abbiamo sempre lavorato e che riteniamo particolarmente rilevanti. Sì, per capire e sensibilizzare sulle problematiche antidiscriminatorie, in particolare nei luoghi di lavoro, e quindi per trovare delle soluzioni in rete che possano già aiutare a prevenire già culturalmente, ma anche nella gestione delle problematiche discriminatorie.